Forse prego i giornalisti di usare il microfono, grazie. Alberto Rubolotto, Corriere dello Sport, buongiorno. Volevo chiederle, tra poco inizia insomma la parentesi di mercato, lei pensa che la squadra abbia bisogno, abbia qualche lacuna insomma da colmare, oppure l'obiettivo primario resta comunque lo sfoltimento della rosa? Io credo che quando si entra in un mercato calcistico in Italia si devono avere degli obiettivi. Questi obiettivi vengono ovviamente decisi in sede di dialogo con la società, e che ci sia necessità a mio avviso di sfoltire anche per mettere a chi lavora di lavorare meglio, e a chi ha giocato poco di provare a mettere in mostra le proprie capacità, questo è un dato di fatto. E poi se si sono notate delle lacune o delle carenze, è ovvio che si prova a modificare qualche cosa. Questo fa parte del lavoro di chi opera in questo senso, vale a dire del direttore, dell'allenatore. Non ne parlo perché non è giusto parlarne, però che ci possa essere questa opportunità di modificare qualcosa in meglio se possibile, e soprattutto di sfoltire, perché numericamente siamo in parecchio, questo è apparso evidente. Nei giorni scorsi si è parlato anche, così come voci, del suo futuro sempre a Parma, si è fatto anche qualche nome di altri allenatori. Lei si sente sereno? Come le ha prese? Credo che sia un dato ricorrente nel lavoro di ogni allenatore, quindi non mi meraviglia che ci siano voci più o meno insistenti, più o meno convinte, o forse anche buttate là, perché fa parte del nostro mondo quello di proporre novità, di proporre soluzioni, di trovare medicine. Io so che sto valutando il mio lavoro ogni giorno e vedo quello che abbiamo fatto fino adesso, vale a dire una posizione buona, che poteva essere migliore, vero, ma siccome le ciambelle non riescono tutte col buco, analizzando questa mini serie positiva, perché sono 4 risultati consecutivi, dovevano essere almeno un paio di vittorie, ed ecco che la classifica sarebbe non quella dei 19 punti, ma dei 23. Allora, quando sei a 23 pensi di essere in Europa League, quando invece non gira per il verso giusto un paio di risultati, ecco che sei a metà classifica, perché questa è la sostanza, sai? Allora andiamo a valutare bene tutto prima di parlare, di proporre, di fare, però questo fa parte di meraviglia, cioè una cosa abbastanza scontata nel nostro lavoro, quindi io vado avanti decisamente, ancora più convinto di prima, per la mia strada, come ho sempre fatto, facendo le mie scelte, prendendo le mie decisioni e convinto di quello che faccio, cioè, questo che è importante. C'è Pallano, Gazzetta di Parma. Sì, sì. È chiaro che gli ultimi 2 risultati comunque prima della sorta non vi hanno soddisfatto, non hanno soddisfatto voi, non hanno soddisfatto neanche il pubblico. Con quale spirito lei riprende il cammino? Lo spirito che è quello di solito, è il solito spirito di chi deve continuamente dare forza al proprio ruolo, dare forza alla propria classifica. Ho sempre detto tante volte che il campionato è fatto di tante tappe, alcune tappe riesci a distaccare l'avversario, altre prendi dei punti di distacco, qualche partita riesci a guadagnare qualcosa anche non prendendo il risultato pieno, come è successo in queste gare. Ci sono delle partite che ti potrebbero dare via a un qualcosa di importante, e poi invece per un filo sottile, che è quello dell'ingenuità e del pizzico di mala sorte, a volte non ci si riesce. Cioè, l'ingenuità mi riferisco ovviamente a qualche episodio negativo che abbiamo avuto in quest'ultima gara, e la mala sorte può essere qualche partita precedente dove tu, tipo quella col Palermo, non riesci a vincere una gara che meriteresti in maniera
importante, e quindi questo fa sì che la classifica sia sempre un po' risicata, ma è un risicato che in altri momenti averne, ecco, questo voglio dire, valutiamo con serenità le cose, perché altrimenti commettiamo errori di facciamo precipitare chissà che cosa quando invece non mi sono mai caso. Lei ha molti giorni adesso per preparare il prossimo impegno, che sarà un impegno molto difficile e comunque in cui il PAM dovrà far vedere anche questa mentalità magari ancora più pericolosa di una carriera. Questo lungo periodo intende utilizzarlo anche dal punto di vista non solo dello smaltire le ferie di Natale, dei muscoli dei giocatori, ma anche dal punto di vista della base. È un lavoro che è sempre improntato a questo. Quello dell'allenatore è un lavoro mentale, un lavoro fisico, tecnico, o tattico, chiamiamolo come vogliamo, ma è un insieme di tante cose, quindi è ovvio che cominciare a pensare all'Inter oggi, secondo me, rischiamo di arrivare svuotati, però è tutto improntato a quella partita, perché è la prima che andremo ad affrontare, poi dopo ce ne saranno altre, però questa con l'Inter è il primo ostacolo, non è non semplice, ma non impossibile come tutte le partite. Franco, permettimi di tornare sulla tua frase, vado avanti decisamente ancora più convinto di prima. Il giorno prima di Natale, due giorni prima di Natale, si è letto sui giornali che sarebbe stata una riunione in sede, una riunione tecnica, alla quale, ho letto io sui giornali, tu non avresti partecipato. Forse è Natale, il fatto ci confermi che comunque quella era una riunione. Non è una riunione tecnica, è una riunione che un direttore ha tutto il diritto di proclamare, di mettere in atto con i suoi collaboratori. L'allenatore non c'è, ma non c'è semplicemente perché è vacante, perché fa parte di quei sei giorni di vacanza. Anzi, lì, guarda, se lo vuoi chiamare, così. Ah, ma dopo glielo chiedi. Io con Leonardo tutte queste riunioni da fare non le ho, perché parliamo continuamente, quindi lui sa come la penso io e io so come la pensa lui, abbiamo le idee chiare su quello che c'è da fare. Poi se lui vuole, vivendo in sede e io no, è ovvio che può proclamare tutte le riunioni che vuole. Non è questo il fatto, che poi tra queste riunioni escano cose che io non conosco al momento, questo l'ho sentato, perché innanzitutto non c'era, e poi sono riunioni di ordine anche amministrativo, presumo, il settore giovanile, così mi è stato detto, quindi voglio dire, non vedo tutta questa situazione drammatica, assolutamente. Per me l'ultima domanda, allora, senza fare nomi, ne abbiamo visti decine in questi giorni, addirittura che ti parla oggi ne ha pubblicati tre, uno dei quali passato anche in discreto livello, Matteo Ferrari, ma non voglio fare i conti. Semplicemente, che cosa serve, quali sono le caratteristiche tecniche di un giocatore a centrocampo, in difesa, in attacco, che serve in questo momento al PAM? Sarei sciocco a parlare di questo, per cui siccome non mi ritengo uno sciocco, non ne parlo. Io col direttore abbiamo valutato tante cose, una delle cose che ci siamo detti quest'estate era quella di valutare bene il patrimonio dell'organico del Parma da qui fino al prossimo mercato, da lì fino al prossimo mercato, che sarebbe quello poi di gennaio, e di tirare le conclusioni. Quindi è stato un percorso difficile, è stato un percorso anche che ci ha dato soddisfazioni, qualche battuta a vuoto, però siamo arrivati fino qui, ancora non è concluso il giorno d'andata. Quindi il 31 gennaio è lontano, quindi io di queste cose non ne parlo assolutamente, se ne vuol parlare il direttore, ne parla il direttore. Io di queste cose ne parlo in sede opportuna e non sicuramente per televisione o sui giornali.